Il mondo cambia, ISPI si rinnova. Durante il lockdown ci siamo impegnati a keep our lights on, a tenere accese le luci delle idee, della solidarietà e delle nostre analisi basate sui fatti. Ce l'abbiamo fatta, grazie soprattutto allo straordinario lavoro, per lo più da remoto, dello staff ISPI, riuscendo ad aumentare addirittura le nostre attività rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Mentre tenevamo accese le nostre luci, abbiamo però lavorato per accenderne di nuove, per rinnovarci in un mondo che cambia. Rinnovarci nel management innanzitutto. Un team più giovane, con Francesco Rocchetti, segretario generale, tre direttori, Francesca Delicata per le imprese, Antonio Villafranca per la ricerca, Serena Massimi per media e le conferenze internazionali e Francesca Robbiati agli affari generali. Tre donne e due uomini che saranno il nuovo management team che guiderà le attività future, con una più netta separazione rispetto al ruolo di indirizzo strategico affidato al vicepresidente esecutivo, la mia persona, e ovviamente al consiglio d'amministrazione e al presidente. Ci siamo tutti convertiti al digital nel lockdown. Noi continueremo ad esserlo per scelta anche in futuro, ma resteremo digitali con le migliori professionalità e i migliori supporti a partire dalla nuova video conference room e da una moderna media room approntate negli ultimi due mesi. Rinnovarci con un'ulteriore proiezione internazionale. In quanto primo think tank italiano da ormai 5 anni, sentiamo la responsabilità di portare la nostra ricerca e le nostre iniziative nel dibattito internazionale. Lo facciamo da tempo, con la nostra iniziativa di maggior rilievo, RoMed, e con altri network a cui apparteniamo. Lo faremo in particolare il prossimo anno come coordinatore nazionale e chair del T20 nell'ambito del G20 italiano, che ci porterà a lavorare intensamente con centinaia di think tank di tutto il mondo. Rinnovarci con spazi più ampi e sempre più moderni. I lavori fatti negli ultimi mesi a Palazzo Clerici, la nostra splendida sede dal 1941, ci hanno dotato di una nuova sala conferenze per accogliere ancor più partecipanti, anche con distanziamento sociale se necessario, e una nuova area uffici per far spazio a 12 nuovi colleghi che gestiranno con noi gli ambiziosi programmi futuri. Rinnovati, ma sempre più vicini ai nostri partner. La crescita degli ultimi decenni è stata resa possibile grazie al generoso sostegno di aziende socie dell'ISPI. Erano 32 10 anni fa, sono ben 84 oggi. Tutti sempre dear and near per noi, ancor di più ora in tempi bui. Un ISPI rinnovato profondamente per un mondo nuovo, il mondo di domani. Ma con lo stesso obiettivo di ieri, di sempre, essere un catalizzatore di idee e di conoscenza per poter comprendere e agire in modo consapevole in un mondo sempre più complesso.